Nella vignetta del Miles Simplicius ricorre un nome della terza declinazione al neutro plurale. Vediamo. Il Miles declama un famoso motto, che in realtà è un'epigrafe funeraria di uno schiavo di un liberto che era diventato ricchissimo. Vina balnea Venus, corpora corrumpunt, sed vitam faciunt, dice il nostro legionario. Il nome della terza declinazione al neutro è corpora. Traduciamo. Il vino, i bagni, balneum balnei, Venus, l'amore, corrumpunt, distruggono, corrompono, i corpi, e questo è il neutro plurale, di corpus, corporis, neutro della terza declinazione con tema in consonante. Corrompono i corpi, ma sono il senso della vita, fanno la vita, sono il sapore, il succo dell'esistenza. Ecco un elenco dei nomi della neutri della terza declinazione con tema in consonante ad alta frequenza. Lasciamo stare per ora caput capitis e consideriamo invece gli altri nomi dell'elenco. Notiamo che possiamo suddividerli in due gruppi sostanzialmente. Abbiamo nomi il cui tema finisce in consonante nasale: carmen, certamen, crimen, flumen, nomen. Se per esempio prendiamo il genitivo di Carmen, che è Carminis, il tema è Carmin. Ripetiamo la stessa operazione per gli altri nomi, notiamo che in tutti i casi il tema è il nasale. Gli altri invece, corpus corporis, frigus frigoris, genus generis, ius iuris, litus litoris e opus operis, hanno il tema che finisce in r. Corpor, frigor, gener, littor, oper. In realtà questa R è il risultato di un fenomeno chiamato rotacismo. Che cos'è il rotacismo? È la trasformazione della S originaria del tema in R. Quindi il tema originario di questi nomi era in realtà in S, quindi genes, trasformato poi in R perché compreso tra due vocali, ma questo è un fenomeno che non ci interessa. Quel che ci interessa notare è che i temi che terminano in consonante nasale hanno in genere il nominativo in en, Carmen, Flumen.